il punto sulla sanità in Campania dopo la pandemia Covid. Da Matera, con la sua carta manifesto per le cure di prossimità presentata nel 2021, a Caserta 2023. Si torna a parlare dell'importanza della prevenzione per la salute pubblica, dai distretti sanitari alle cure domiciliari, a partire dagli anziani e dalle persone fragili, puntando sulla prossimità dell'assistenza. Questi i temi trattati al centro di un congresso che si è svolto a Caserta sotto l'egida della Fondazione Global Health. Tra gli argomenti trattati anche la position paper sulla gestione dei pazienti oncologici a domicilio e nelle articolazioni delle reti di prossimità. Sulla svolta nelle cure di prossimità dopo il Covid e sul futuro della sanità campana ne abbiamo parlato con Antonella Guida, direttore del distretto di Caserta e presidente della Fondazione Global Health, e Maria Triassi, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia del Policlinico della Federico II di Napoli. Il distretto sanitario finalmente torna nuovamente al centro dell'attenzione in quanto capace di erogare delle cure di qualità e di prossimità, e quindi lo sforzo che noi facciamo oggi è quello di approfondire gli studi e cercare di capire quali e quante delle attività ordinariamente svolte in ospedale possono tranquillamente in sicurezza essere spostate sul territorio. Il PNRR finanzia i lavori, finanzia le strutture fisiche, però sul personale non c'è traccia, cioè non c'è assolutamente, non è postata una risorsa per il personale. Probabilmente ci si porrà questo problema prima o poi, e anche sulla formazione del personale che dovrà operare in queste strutture territoriali. Quindi è tutto da costruire fino al 2026. Vedremo gli stati di avanzamento e le modifiche che verranno apportate.